Buongiorno a tutte ragazze, oggi un video diverso dal solito, oggi video review sui mascara. Allora, i mascara che vi andrò a recensire sono il Super Color Mascara di Kiko, il Volume Experience di Debbie, che onestamente non so se è ancora in commercio, e poi il mascara Vamp di Pupa. Allora, iniziamo con il Super Color di Kiko. Io l'ho comprato in questo color marrone. Devo dire che non mi ci sono trovata bene. Innanzitutto, il colore sulle ciglia non si vede praticamente per niente. Quindi non so se è appunto il colore, visto che è comunque un colore naturale. Magari gli altri colori si vedranno meglio, non so, non li ho provati, però almeno questo qui non mi è piaciuto per questo. Tra l'altro, lo scovolino che è questo, quindi è molto semplice, non mi prende bene tutte le ciglia. Allora, premetto che le mie ciglia sono molto molto difficili, nel senso che non si riescono facilmente a prendere tutte, almeno con i mascara che ho provato, resta sempre qualche parte in cui le ciglia restano unite e quindi devo andare con la punta dello scovolino a sistemare più o meno la situazione, altrimenti sembro un mostro perché ci sono tutti i pezzettini tutti uniti, che non mi piace affatto come situazione. E quindi questo no, non mi è piaciuto per niente. Mi dispiace perché comunque è di Kiko. Credo di averlo pagato intorno ai 3,90 euro, forse sì, perché più o meno è quello il prezzo che si trova in offerta. E niente, questo niente, per me non va bene. Fatemi sapere se voi vi siete trovate meglio, ovviamente. Poi, il Volume Experience di Debbie ha questo scovolino incurvato. Questo oramai è abbastanza secco perché ce l'ho da parecchio, però veramente l'ho sfruttato fino all'osso perché mi è piaciuto tanto. L'avrò pagato intorno ai 7 euro forse, perché era anche questo in offerta. Sì, era in offerta. Che dire? Mi piace perché mi apre abbastanza bene le ciglia. Curvante sì e no. Non è troppo curvante, diciamo che comunque in fin dei conti io ho usato prima del mascara il piegaciglia e in questo modo mi ha dato un buon effetto. Comunque mi è piaciuto parecchio. Infatti penso che se è ancora nei negozi lo ricomprerò assolutamente perché mi è piaciuto, mi sono trovata bene. È molto nero, quindi molto molto nero, sì. E nulla, questo sì, promosso, mi piace. Poi, ultimo mascara di cui vi parlo è il mascara Pump di Pupa. Questo mi è stato regalato, quindi non vi so dire il prezzo, e mi è stato regalato nella confezione argentata insieme al gel top coat glitterato. Questo magari ve ne parlo dopo del mascara, sì, me l'ho dimenticata. Allora, lo scovolino di questo mascara si presenta così, quindi è più stretto al centro e più largo all'estremità. Devo dire che quello che mi aspettavo dalla pubblicità era un effetto diverso, nel senso che dalla pubblicità si vedeva questa ragazza con ciglia come una farfalla praticamente,
era uno spettacolo. Mentre l'effetto che ho notato io con una sola passata è di ciglia semplicemente colorate di nero, che ovviamente non sono pettinate bene perché le mie ciglia, appunto, come vi ho detto, sono difficili. Quindi non mi è piaciuto questo fatto che comunque non mi aprisse bene le ciglia. Devo dire però che dopo due passate di questo mascara, le ciglia sembrano un po' esagerate. Cioè, non è un mascara da indossare per tutti i giorni, per la scuola, per il lavoro. È un mascara magari più da discoteca, per uscire, per serate un po' particolari, insomma. Perché secondo me, mettere un mascara così esagerato è molto, come dire, si fa notare parecchio. Comunque, anche se appunto non apre bene le ciglia, quindi restano sempre queste ciglia un po' attaccate, non va bene, cioè fa l'effetto sbagliato in fin dei conti, perché ok che le rende molto visibili, però nel modo sbagliato, cioè non le rende belle, pulite, lascia anche un po' di grumi, sì, lascia un po' di grumi. Io comunque lo sto usando perché lo voglio finire. Per provare qualche altra cosa. E appunto, come vi dicevo, insieme a questo mascara c'era il mascara gel top coat glitterato, appunto sempre di Pupa, che si presenta in questo modo. E praticamente dai forellini vicino alle setole escono dei glitterini argentati da applicare sulle ciglia. Allora, questo si unisce al mascara, appunto. Quindi, diciamo che non è da usare tutti i giorni. È una cosa un po' particolare. Anche se in realtà ho notato che applicando il mascara e successivamente questo, non si notano così tanto i glitterini. Cioè, solo se c'è una luce particolare che illumina le ciglia, allora si riescono a notare i glitter argentati. Altrimenti è come se non aveste niente, esattamente niente. Quindi, non sì e né un no per questo. Diciamo che comunque è particolare. Devo vedere se ci sono di altre marche questi, perché non li ho mai visti onestamente, a parte questo qui che mi hanno regalato, non li ho mai visti, però mi piacerebbe provarne altri. Ditemi voi se c'è qualche altra cosa simile a questa, con cui magari vi siete trovate bene, o che magari volete che vi recensisca, non so, vediamo. E quindi questo, ma in abbinato a quello, è nient'altro. Ah, l'altra cosa che non mi è piaciuta troppo è che ovviamente applicando il mascara nero prima e successivamente questo mascara glitterato, questo scovolino bianco diventa tutto completamente nero, cioè tutto il colore del mascara si trasferisce sullo scovolino. Quindi non si ha una chiara percezione a quel punto di quanto prodotto sia uscito dai forellini, da quanto glitter ci sia in giro, e rischiamo di ritrovarci pieni di glitter ovunque, appunto perché non si è avuta la chiara percezione. Quindi, non so, magari dovevano migliorare un po' il mascara per far sì che resti più sulle ciglia il colore e non si trasferisca appunto sullo scovolino del gel top coat che viene applicato dopo, perché altrimenti mettere il mascara prima non serve assolutamente a niente. È tutto qui. Questi sono i tre mascara che vi ho recensito. Appena li finisco comprerò qualche altra cosa sicuramente. Sono curiosa di provare qualche altro mascara di Kiko, perché sono veramente abbastanza delusa da questo. E mi dispiace, onestamente mi dispiace, perché la Kiko è una marca che generalmente mi piace parecchio. Quindi per quel mascara mi è dispiaciuto veramente tanto, perché speravo in qualcosa di magnifico, e invece no, niente. Nulla ragazze, questo era il video review di oggi. Ce ne saranno sicuramente tanti altri di video review in generale, non sarà né il primo né l'ultimo. Spero
Spero che vi sia piaciuto, quindi se vi è piaciuto cliccate su un like. Se vi va di seguire altri miei video, iscrivetevi. Un bacione e al prossimo video. Ciao ciao!